In questa terza lezione sulla quantità di moto ci occupiamo della legge di conservazione della quantità di moto stessa. Da dove viene questa legge di conservazione e in che cosa consiste? Essenzialmente si tratta di vedere qual è la conseguenza dell'applicazione della terza legge della dinamica, insieme alla seconda che abbiamo già applicato la volta scorsa, nel momento in cui si vede quali sono gli effetti di questa legge sulla grandezza che abbiamo chiamato quantità di moto. La volta scorsa, applicando la seconda legge, F uguale ma, siamo arrivati alla conclusione che vale il teorema dell'impulso, cioè l'impulso di una forza, cioè il prodotto della forza per l'intervallo di tempo, è uguale alla variazione della quantità di moto subita dal punto materiale, dal corpo che è soggetto a questo impulso. Cosa succede se applichiamo la terza legge della dinamica? La terza legge della dinamica ci dice questo: dati due corpi, A e B, se uno dei due corpi esercita una forza sull'altro, il corpo A esercita una forza sul corpo B, allora anche il corpo B esercita una forza su A, le due forze sono uguali o opposte e giacciono sulla stessa retta. Quindi se ad esempio la forza che il corpo A esercita su B è questa, chiamiamola FAB, forza che il corpo A esercita su B. La forza invece che il corpo B esercita su A deve avere questo aspetto qui, dal punto di vista vettoriale. FBA, forza che il corpo B esercita sul corpo A. I due vettori si trovano lungo la congiungente, i due punti materiali. Quindi hanno la stessa direzione e stanno sulla stessa retta, hanno versi opposti e hanno lo stesso modulo. Quindi se sommiamo questi due vettori, FAB ed FBA, si trova il risultato nullo. FAB è uguale a meno FBA. Ovviamente questa vale in aggiunta alla seconda legge, quindi prendendo già per buono, visto che l'abbiamo esaminato nella scorsa lezione, il teorema dell'impulso, l'impulso del risultante delle forze che agiscono su un punto materiale uguale alla variazione della quantità di moto subita da questo punto materiale, vediamo cosa succede se prendiamo in esame un sistema composto da due corpi, A e B, e quali sono le conseguenze della terza legge della dinamica, cioè quella che dà luogo a questa relazione. A questo punto, dobbiamo però fare delle ipotesi. I due corpi A e B che stiamo esaminando, supponiamo che costituiscano un sistema isolato. Cos'è un sistema isolato? È isolato un sistema sul quale non agiscono forze dall'esterno. Quindi le uniche forze di interazione fra i corpi A e B sono forze che il corpo A esercita su B e viceversa il corpo B esercita sul corpo A. Queste forze sono sottoposte alla terza legge della dinamica. Le eventuali forze esterne, diciamo che non intervengono, quindi sicuramente la somma di tutte le forze che agiscono sui corpi A e B fa 0, esattamente come abbiamo scritto qua. Questo discorso si applica a un sistema composto da due soli corpi, ma anche a un sistema composto da qualunque numero n di corpi. Lo esaminiamo per il momento soltanto nel caso dei due corpi per semplificare i calcoli, ma i risultati che otterremo potranno essere estesi a qualunque sistema, purché isolato. Allora, fatte le dovute ipotesi, vediamo di applicare adesso il teorema dell'impulso, perché è già valido visto che è conseguenza della seconda legge della dinamica, ad entrambi i corpi A e B. Quindi se c'è una forza che il corpo A esercita sul corpo B, prima le ho disegnate come forze repulsive, ma potrebbero tranquillamente essere anche forze attrattive, è solo un esempio questo. Quindi se c'è una forza che il corpo A esercita su B, c'è la forza opposta che il corpo B esercita su A. Ognuno dei due corpi A e B chiaramente obbedisce al teorema dell'impulso, alias seconda legge della dinamica. Per cui possiamo scrivere che la variazione della quantità di moto del corpo A è provocata dall'impulso della forza FBA, la forza che agisce sul corpo A. Quindi FBA per l'intervallo di tempo durante il quale questa forza agisce. È chiaro che finché
si ha una delle due forze, si deve avere necessariamente anche l'altra, come prevede la terza legge. Per cui l'intervallo di tempo di azione di una delle due forze coincide con l'intervallo di tempo di azione dell'altra. Quindi, applicando il teorema dell'impulso anche al corpo B, potremo scrivere che la variazione della quantità di moto subita dal corpo B è uguale, in modo analogo, alla forza che agisce sul corpo B, FAB, moltiplicata per lo stesso intervallo di tempo. Sottolineo, l'intervallo di tempo è lo stesso in entrambe le relazioni che abbiamo scritto. Sono diverse le forze, sono diverse le variazioni delle quantità di moto. Diverse le forze, ripeto, soltanto inverso, perché sappiamo che la terza legge ci dice che le due forze hanno lo stesso modulo e la stessa direzione. A questo punto andiamo a vedere quanto vale la quantità di moto totale del sistema. La quantità di moto totale del sistema, per definizione, è la somma delle quantità di moto di tutti i corpi che lo compongono. Quindi nel nostro caso sono due corpi, A e B. La quantità di moto totale è la quantità di moto del corpo A più la quantità di moto del corpo B. Vediamo quindi di quanto è cambiata durante l'intervallo di tempo delta t la quantità di moto totale. La variazione della quantità di moto totale è pari alla quantità di moto totale finale meno la quantità di moto totale iniziale. Ho usato la F e la I per indicare iniziale e finale, come abbiamo già fatto in altre occasioni. D'altro canto, la quantità di moto totale finale è data dal valore finale della quantità di moto di A più il valore finale della quantità di moto di B. Quindi con F, con PAF e PBF sto indicando le due quantità di moto finali dei corpi A e B rispettivamente. E in modo analogo la quantità di moto totale iniziale è data dalla quantità di moto iniziale del corpo A più la quantità di moto iniziale del corpo B. Si intende che ho indicato con la I le quantità di moto iniziali dei due corpi A e B. Quindi, per intenderci, questa è la quantità di moto finale e si traduce in questa somma. Questa è la quantità di moto iniziale e si traduce in questa somma. Adesso scomponiamo le quantità presenti in parentesi, togliamo le parentesi e raggruppiamo i valori di quantità di moto che riguardano il corpo A e i valori di quantità di moto che riguardano il corpo B, precisamente. Questo è A, questo è A, questo è B e questo è B. Per cui abbiamo quantità di moto di A finale meno quantità di moto di A iniziale. Mettiamo le parentesi così li raggruppiamo. Più, apriamo parentesi, adesso mettiamo insieme la quantità di moto finale di B e la quantità di moto iniziale di B. C'è il segno meno, dobbiamo tenerne conto. Quantità di moto finale di B meno la quantità di moto iniziale di B. D'altro canto, però, questa differenza, possiamo subito notare, è la variazione della quantità di moto nel corpo A, valore finale meno valore iniziale. Quindi questa differenza è delta PA, variazione della quantità di moto del corpo A. In modo analogo, questa è la variazione della quantità di moto nel corpo B, delta PB. Allora, partendo da qui e arrivando qui, possiamo riassumere questi calcoli con il seguente risultato semplificato. La variazione della quantità di moto totale è pari alla somma delle variazioni delle quantità di moto dei corpi A e B, o in generale di tutti i corpi presenti nel sistema. Bene, questo risultato ci permette di applicare quanto già abbiamo visto partendo dal teorema dell'impulso. Infatti, in base al teorema dell'impulso, la variazione di quantità di moto di A e la variazione di quantità di moto di B si possono calcolare tramite i rispettivi impulsi, che possiamo quindi andare a sostituire al posto di delta PA e delta PB. Ed è quello che andiamo a fare adesso. Al posto di delta PA mettiamo la forza che agisce su A. Abbiamo indicata, controlliamo un attimo con FBA. Moltiplicata per l'intervallo di tempo più la forza che agisce su B moltiplicata per l'intervallo di tempo, quindi la somma dei due impulsi. D'altro
D'altro canto, visto che l'intervallo di tempo è lo stesso per entrambi i termini, possiamo raccogliere questo intervallo di tempo al fattore comune e compare così la somma delle due forze. Moltiplicato per l'intervallo di tempo. Adesso andiamo a scomodare di nuovo l'ipotesi che abbiamo fatto all'inizio, e cioè che nel sistema non ci sono forze esterne. Se non ci sono forze esterne, allora queste sono le sole forze agenti, le forze che i due corpi esercitano l'uno sull'altro. D'altra parte, qui interviene la terza legge della dinamica. Per cui queste due forze sono uguali e opposte e la loro somma fa 0. FBA uguale a meno FAB e questa somma fa necessariamente 0. D'altro canto, se questa somma è 0, l'intero prodotto fa 0. Quindi otteniamo 0 come risultato. Guardiamo bene l'inizio e la fine. Abbiamo ottenuto il seguente risultato: nell'ipotesi che non ci siano forze esterne, la variazione della quantità di moto totale è nulla. Cioè, la quantità di moto totale è una grandezza che si conserva durante il moto. Infatti, se la variazione è nulla, vuol dire che la quantità di moto totale iniziale è uguale alla quantità di moto totale finale. La quantità di moto, cioè, si mantiene costante, legge di conservazione della quantità di moto. È analoga alla legge di conservazione dell'energia meccanica, con la differenza che qui riguarda una grandezza vettoriale. E quindi le somme per ottenere la quantità di moto totale devono essere fatte da un punto di vista vettoriale. Nella prima lezione sulla quantità di moto abbiamo fatto l'esempio dei due carrelli. Nel sistema dei due carrelli la quantità di moto, abbiamo visto, si conserva a condizione di considerare la quantità di moto una grandezza vettoriale. E adesso facciamo un esempio di applicazione di questo principio, di questa legge, facendo vedere come, anziché esaminare tutti i dettagli del moto del sistema, possiamo ricavare alcune informazioni applicando direttamente la legge di conservazione, senza applicare le due leggi della dinamica così come sono. Supponiamo che in un fiume si stia muovendo una barca. Ecco, sulla barca c'è una persona. La persona tiene nelle mani un oggetto piuttosto pesante. Supponiamo quindi che la massa complessiva della persona della barca, chiamiamola M1, quindi è la massa della persona più la massa della barca, sia di 150 kg. È una piccola barchetta con una persona sopra, quindi più o meno questa è una massa attendibile. Supponiamo inoltre che l'oggetto tenuto in mano da questa persona abbia una massa che indichiamo con M2 di 20 kg. È la massa dell'oggetto che abbiamo disegnato in verde, quindi è questa massa qui. Adesso supponiamo che questa persona lanci questo oggetto fuori bordo, in acqua. Quindi l'oggetto in questione viene lanciato fuori dalla barca e supponiamo che venga lanciato con una. Aspettate che faccio. Semplifichiamo il problema supponendo che la velocità di questo oggetto sia perfettamente orizzontale. E indichiamo questa velocità con V2, è la velocità dell'oggetto lanciato. Se la barca con la persona sopra è inizialmente ferma, per la legge di conservazione della quantità di moto, probabilmente questa barca deve mettersi in movimento, altrimenti noi abbiamo una quantità di moto iniziale che è nulla finché nessuno si muove. Quando l'oggetto in questione viene lanciato fuori dalla barca, quindi la situazione finale è questa. C'è l'oggetto che sta volando fuori dalla barca. Poi vabbè, caderà in acqua, ma questo è un aspetto che non ci interessa. Immediatamente dopo il lancio continua a mantenere la sua velocità V2, poi la velocità verrà cambiata dalla forza di gravità, ma questo è un aspetto che non ci importa, almeno all'inizio del problema. Allora, se adesso
ci fosse soltanto questo oggetto in movimento e la barca fosse ferma, non si conserverebbe la quantità di moto. Infatti, all'inizio noi abbiamo che le velocità dei due oggetti sono nulle, quindi la quantità di moto iniziale, la quantità di moto totale iniziale è certamente zero. Per poter conservare la quantità di moto, se questo oggetto si muove verso sinistra con una velocità V2, la barca deve necessariamente muoversi verso destra con una velocità V1 da determinare, il disegno non è in scala, in modo tale che le quantità di moto acquistate rispettivamente dall'oggetto lanciato e dalla barca siano uguali o opposte e la loro somma possa fare zero. Quindi la quantità di moto totale finale deve fare zero. Il problema che per come è stato posto, è un problema che può essere trattato in una sola dimensione. Quindi fissiamo un asse orizzontale rispetto al quale misuriamo la quantità di moto. Quindi le quantità di moto che sono rivolte verso destra verranno indicate col segno più, le quantità di moto che sono rivolte verso sinistra verranno indicate col segno meno ed evitiamo così il simbolo di vettore. In questo senso, quindi, la quantità di moto P1 è pari a meno la massa, scusate, la quantità di moto P1 è quella della barca, è pari alla massa della barca per la velocità acquistata dalla barca. Analogamente, la quantità di moto dell'oggetto lanciato, P2, è pari alla massa M2 per la velocità V2, e questi sono i moduli delle due quantità di moto. Supponiamo che l'oggetto sia stato lanciato con una velocità V2 di 15 metri su secondi. Vogliamo sapere qual è la velocità acquistata dalla barca. Allora, abbiamo detto che le due quantità di moto devono dare, da un punto di vista vettoriale, somma zero. Tenendo conto dell'orientamento che abbiamo dato all'asse, questo significa che la quantità di moto P1 meno la quantità di moto P2, segno meno derivante dal fatto che la quantità di moto del secondo corpo è rivolta verso sinistra, tutta questa qui deve fare zero. Allora, questo significa che M1V1, cioè la quantità di moto della barca, meno M2V2, cioè la quantità di moto dell'oggetto lanciato, deve fare zero. Quindi, un po' come è successo già con l'esempio dei due carrelli, prima lezione, abbiamo che M1V1 deve essere uguale ad M2V2. Come vediamo, non abbiamo l'uguaglianza delle velocità, ma delle quantità di moto, come previsto nella legge di conservazione che abbiamo poco fa dimostrato. A questo punto, questa diventa una proporzione inversa, prodotto costante tra massa e velocità, e possiamo ricavare la velocità V1 conoscendo la velocità V2 e le due masse, sia cioè che la velocità V1 è uguale alla velocità V2 per la massa M2 diviso la massa M1. Così otteniamo 15 metri su secondi. La massa M2 è quella dell'oggetto lanciato, abbiamo detto che è 20 kg, la massa M1 è 150 kg. Si semplificano le masse, anche uno zero può essere semplificato, e otteniamo 15 per 2 fa 30. 30 fratto 15 metri su secondi, che fa 2. D'altro canto si potevano semplificare anche direttamente il 15 con il 15. Quindi 2 metri su secondi è la velocità acquistata dalla barca per aver lanciato un oggetto fuori. Questo principio è utilizzato per esempio dai motori a reazione. I motori a reazione degli aerei sfruttano proprio la conservazione della quantità di moto. C'è l'aereo. Scusate il disegno molto schematico. L'aereo presenta dei motori. I motori sono delle turbine che sono in grado di lanciare fuori bordo, verso la parte posteriore, un flusso di gas che avrà una velocità dipendente dalla potenza erogata dal motore. Il flusso di gas ha una velocità che indichiamo con V, il gas avrà una certa massa, se è stata lanciata una massa M del gas moltiplicata per la velocità V,
Questa è la quantità di moto che ha acquistato il gas lanciato verso dietro. Di conseguenza l'aereo acquista una quantità di moto rivolta in avanti uguale e opposta. Precisamente, se M maiuscolo è la massa dell'aereo e V maiuscolo è la velocità acquistata dall'aereo, stiamo ragionando non in modo vettoriale ma con i moduli, vale sempre questa relazione. La quantità di moto acquistata dall'aereo è uguale alla quantità di moto che è stata data al gas espulso dalle turbine dei motori. In questo modo l'aereo acquista una velocità che è pari ad m fratto m grande per la velocità di lancio dei gas dai due motori, quattro motori, dipende dall'aereo. Però il principio utilizzato dall'aereo per poter spingersi in avanti è proprio la legge di conservazione della quantità di moto. Quanto abbiamo visto, per un sistema composto da due soli oggetti, può essere esteso tranquillamente a un sistema composto da n oggetti. Abbiamo un corpo 1 di massa m1, un corpo 2 di massa m2, un corpo 3 di massa m3 e così via. Tanti oggetti, ne abbiamo in generale n, quindi un corpo n di massa m con n. La quantità di moto totale del sistema è pari alla somma delle due quantità di moto, delle n quantità di moto, P1 più P2 più Pn, n è il numero di oggetti che fanno parte del sistema. Se non ci sono forze esterne, allora le uniche forze presenti sono le forze di interazione fra i corpi che compongono il sistema. Quindi, per esempio, ci sarà una forza che il corpo 1 esercita sul corpo 2 e viceversa. Poi ci sarà una forza che il corpo 1 esercita sul corpo 3 e viceversa. Una forza che il corpo 3 esercita sul corpo 4 e viceversa. In sostanza, il sistema di tutte le forze presenti è suddivisibile in coppie di forze uguali o opposte. Quindi quando noi andiamo ad applicare il teorema dell'impulso, come abbiamo fatto qui, ci ritroviamo con una relazione molto simile a quella ricavata nel caso di due soli corpi, cioè si trova che la variazione della quantità di moto totale del sistema è pari alla somma di tutte le forze agenti, ma sono forze interne, per l'intervallo di tempo, ma la somma di tutte le forze, essendo le forze suddivisibili in coppie di forze uguali opposte, in assenza di forze esterne, fa zero. Per cui la quantità di moto totale del sistema si conserva. Nella prossima lezione vedremo cosa succede, come si modifica leggermente la legge di conservazione della quantità di moto, nell'ipotesi in cui ci siano anche delle forze esterne. Ed esamineremo anche il concetto di centro di massa.